Eccoci qua, buonasera e bentrovati a tutti, amici appassionati di calcio a 5, riprende Mondo Futsal, al mio fianco come sempre Tiziana Pitton. Buonasera Domenico, buonasera ai nostri amici telespettatori, c'è un bel calore fuori anche dentro il nostro studio perché siamo pienissimi di ospiti e che ospiti oggi. E allora andiamo subito a presentarli, vai Tiziana. Iniziamo con il nostro tuttologo Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati. Dopo di lui Stefano Ricciardi, allenatore Sporting Terracina. Scusate. Buonasera. Poi abbiamo il neopromosso Cristiano Marteddu, calcio Sezze. Buonasera. Il presidente Gianluca Lastarza, presidente della Rapido. Buonasera. Abbiamo poi Massimo Caringi, presidente dello Sporting Terracina. Buonasera a voi. E il nostro Roberto Martin. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, un parterre di tutto rispetto, presidenti, direttori generali vincenti, mister, insomma, ne abbiamo veramente tanta di carne al fuoco questa sera, ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto in Serie A 2 cosa è accaduto nell'ultimo atto della regular season. Con molto piacere, direi. LC Poker Martina Augusta 3-2, Cuschieti Fuente Foggia 3-1, Napoli Futsal Santa Maria Città di Palestrina 13-1, Rapido Latina Futsal Potenza 6-0, Brillante Loreto Prutino 5-6 e Acireale Modugno 6-1. E allora, per sapere bene cosa è accaduto sabato al Pala Bianchini con una Rapido scatenata, vediamo subito il servizio della squadra del Mondo Futsal Web TV, che ricordiamo si può contattare tramite ovviamente i nostri indirizzi, che sono youtube.com/mondofutsaltv e mondofutsal.net. E allora il servizio con il commento di Enrico Pasquali Coluzzi. Stagione in 40 minuti, c'è una linea sottile che separa la soddisfazione per l'aver centrato lo splendido traguardo dei playoff e l'amarezza per averli mancati proprio all'ultimo. Su questa linea sottile sono sospesi Rapido Latina e Futsal Potenza, che conosceranno il proprio destino solo dopo essersi affrontati tra loro nello scontro diretto in una sfida senza appello. Jimenez, serve ancora Avellino sulla fascia destra, Avellino per Maina, si gira Maina e colpisce il palo, subito una prima occasione importante per la Rapido Latina calcia a 5. Riesce qualche battezione, però grande chance questa volta che viene sprecata in maniera incredibile da Tomadon. Ancora Avellino, numero da parte di Avellino. 1-2, riceve palla Avellino che poi non trova la porta a tu per tu con il portiere Galasso. A attaccare maggiormente Avellino intanto. Può fuggire Avellino sulla destra, Avellino a Lara sulla sinistra, Lara dentro per Jimenez e poi c'è il prodigio ancora una volta compiuto dal portiere del Potenza. Altri giocatori a parte Mattias Lara. Jimenez e poi arriva la deviazione sfortunata da parte del numero 14 del Potenza su tiro di Jimenez, si tratta di Perez. È stato praticamente, scusate, non è stato praticamente impegnato. E invece arriva questo tiro da parte del numero 2 del Potenza che colpisce il palo, si tratta di Garzia. Del Latina, ma non sortisce alcun effetto, ancora Maina che anticipa e poi trova il gol sul secondo palo, un gol meraviglioso da parte di Lucas Maina e che si toglie anche lo scarpino, ha indirizzato nel migliore dei modi questo suo sinistro, non ha potuto far nulla Galasso, una prodezza tecnica di Lucas Maina porta il risultato dunque sul 2-0. Finisce dunque il primo tempo con il Latina che va al riposo sul risultato di 2-3. Che sembra avere tutta l'intenzione di calciare in porta, si sgola Corbucci. Manca forse un uomo in barriera, infatti è proprio sul primo palo che arriva questa sventola di Mendes. Palo su Jimenez, non fischiato, parte il contropiede delle Potenza. Attenzione Garzia, tutto solo il numero 9 delle Potenza e poi arriva Maina che salva praticamente sulla linea il pallone. Vale come un gol questo salvataggio di Lucas Maina. Renan. Ancora Renan, tiro di Renan, Corbucci si oppone, poi ancora una volta Corbucci che è strepitoso. Pesca bene Bacoli, 1-2 spettacolare, Jimenez riceve palla e poi Rosati che mette dentro un'azione da manuale, da enciclopedia del calcio. Questa per il Latina, una grande azione che viene coronata da questo tocco di Rosati che va poi a raccogliere il tributo di un estasiato pubblico del Pala Bianchini. Per scardinare una difesa finora impenetrabile del Latina, Stazzone, poi un doppio rimpallo favorevole, ancora Corbucci che ci mette i pugni, come ha fatto Corbucci a prendere questo pallone non lo sa forse nemmeno lui. La squadra potentina avrà anche delle chance, attenzione incredibile, ingenuità da parte del numero 9 Renan che combina una frittata, restituisce male il pallone al proprio compagno, pallone che si incanala verso la prima porta e c'è addirittura l'autogol in chiara confusione il Potenza. I numeri clamorosi in questo finale, Maina, attenzione, c'è questa grande possibilità, Maina e arriva il gol da parte di Lucas Maina e che riceve il pallone da Mattias Lara, una classica azione di calcio a 5, 2 contro 1 sfruttato alla perfezione da parte del Latina che fa pokerissimo.
ed invece ancora attenzione Lara, porta sguarnita, Rosati, Lara, Rosati, e ancora una volta Rosati fa il 6-0 su questa azione condotta in sinergia con Mattia Selara. Garcia sul secondo palo, questa volta ancora una volta Corbucci, guardate, neutralizza un pallone che sembrava destinato ormai ad entrare. E ancora Corbucci, guardate come finisce la partita, Corbucci con altre due parate, Corbucci mostruoso, Corbucci strepitoso, ma è tutto il Latina che ha giocato una signora partita in questo pomeriggio. Il Latina dunque conclude la grande, il girone di ritorno, supera con una straordinaria prestazione corale il Potenza con il risultato di 6-0 e strappa dunque con pieno merito l'ultimo posto utile e che vale l'accesso ai playoff. Presidente, grande festa, grande entusiasmo al Palo Bianchini, che dire, missione compiuta. Ho detto la settimana scorsa che era un impegno difficile, si è rivelato forse meno difficile del previsto, grazie forse a un Luca Corbucci che veramente stava in vena strepitosa, quindi forse il risultato può far pensare a una partita semplice, così non è stato, perché veramente il Potenza ci ha dato filo da torcere. Diciamo che ovvio che poi noi andava bene anche il pareggio, quindi una volta che siamo andati sul 2-0 e sul 3-0 per loro insomma sarà fatta difficile perché avrebbero dovuto segnare 3 o 4 gol, però l'avevo detto nelle giornate precedenti, insomma la squadra sta bene, abbiamo superato il periodo critico con gli infortuni e quindi insomma è andato tutto come speravamo, abbiamo raggiunto questo che per noi è un risultato storico, penso per la città di Latina anche, insomma, non sarà mai raggiunto. Noi eravamo una matricola, quindi non potevamo sperare meglio come primo anno. Presidente, 12 mesi fa festeggiavate la promozione proprio nel campionato di A2. E sabato si è ripetuto, diciamo, questa grande gioia, ma quale tra le due però è più grande? Beh, come prestigio forse oggi essere arrivati nei playoff in A2 è sicuramente un risultato prestigioso, ovvio che il ricordo più bello è un po' come il primo figlio, penso che la promozione in A2 credo che rimarrà forse scolpito di più nella mia mente per i prossimi anni, è stata di una bellezza tale che poi siamo riusciti a festeggiarla nel nostro palazzetto davanti a veramente non so quanti spettatori, era gremito fino all'inverosimile, quindi quella giornata lì è stata veramente indimenticabile. Presidente, domanda semplice, e adesso? Ma io dico che forse la vera finale di questo playoff è proprio Latina-Napoli, credo, perché senza nulla togliere all'Augusta e alla Loreto credo che veramente l'ostacolo maggiore sarà questo con il Napoli. Dovessimo passare il turno, credo che abbiamo tutte le potenzialità per battere una tra l'Augusta e Loreto Prutino. Questa con il Napoli è sicuramente un ostacolo difficile, non insormontabile, perché abbiamo dimostrato di poterci giocare alla pari nelle due occasioni in cui ci siamo confrontati, dove forse nel girone d'andata mancava per noi un giocatore importante come Damian Stazione, che purtroppo mancherà anche questo gara 1 dei playoff perché dovrà scontare un turno di squalifica perché era in diffida, quindi sembra che non è destino che Damian debba giocare contro il Napoli, però anche al palazzetto da noi nella gara di ritorno abbiamo dimostrato di poter giocarcela alla pari, il risultato è stato un po' bugiardo, non so se vi ricordate. C'è stato il loro portiere che in quell'occasione parò un po' tutto e noi nonostante una grandissima prestazione abbiamo pagato forse un paio di errori, poi quando abbiamo giocato col portiere di movimento hanno allungato il punteggio sul 3-1 se non ricordo male, però io sono convinto che abbiamo le potenzialità per batterlo il Napoli, dobbiamo sperare insomma che Bragaglia si dimentichi per qualche attimo di far portiere perché sennò sarà difficile, la volta scorsa veramente parò di tutto. Però c'è un Maina scatenato, no? Fa ben sperare. Il Maina di adesso l'ho visto veramente poche volte, è uno stato di forma strepitoso quindi fa ben sperare, però un po' tutti veramente stanno giocando bene anche adesso i ragazzi, lo stesso Enrico Rosati, Bagoli, sì.
stanno dando una grossa mano. Roberto, che vuoi aggiungere? Aggiungere che è ben poco, se non congratularsi per l'avvenuto conquista dei playoff, che era l'obiettivo che si era prefissato tutta la dirigenza, e fargli un grosso in bocca al lupo. Io credo che comunque forse il fatto che adesso ci si è quasi tolti un peso potrebbe anche essere, ecco, l'entusiasmo. Magari il Napoli sente più il peso della responsabilità rispetto al Latina, no? Questa è una giusta considerazione, l'ho fatta anch'io. Ovvio che noi non ci accontenteremo, però è evidente che mentre per loro erano partiti con l'obiettivo quasi imperativo di arrivare in A1, quindi è ovvio che per noi, insomma, tutto quello che viene è di più. Abbiamo raggiunto già un ottimo risultato, però questo è sicuro. Io in settimana farò di tutto per far capire ai ragazzi che ci tengo, insomma, a batterlo questo Napoli, perché sono convinto che noi e loro il valore non è rispecchiato in quella che è la classifica attuale. Ci sono 11 punti che secondo me non rendono giustizia al nostro valore, quindi abbiamo l'occasione per dimostrare che possiamo giocare alla pari, e so che possiamo batterli, quindi dobbiamo entrare con non con l'ossessione del risultato, però nemmeno come la vittima già predestinata, quindi dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria. E poi sappiamo che lì a Napoli ci aspetterà una bolgia, perché comunque è un ambiente particolarmente caldo. Però anche il Palabianchino scherza, vero? Esatto. Beh, noi avremo l'handicap di giocare di martedì in un orario che purtroppo non permetterà a molti di venire a vedere la gara. Non è stato possibile 16. Collocare la partita in maniera diversa. Non è stato possibile perché il Napoli non ha voluto. Io ho chiesto oggi al direttore generale Stefano Salviati, che è il mio carissimo amico, di fare in modo che potessimo giocare la gara alle 8:30. Però è evidente che hanno guardato i loro interessi, e forse è giusto anche così, hanno accampato una serie di scuse, quindi non si potrà giocare, dobbiamo giocare all'orario che ha imposto la federazione, che è alle 16, infrasettimanale, quindi ovvio che siamo qui apposta. Non saremo come al solito in molti a Palabianchini. Comunque noi dicevo appunto che siamo qui apposta per pubblicizzare questa gara, per chi non sapesse l'orario, l'abbiamo ricordato, mi raccomando, partecipiamo in tantissimi, sosteniamoli. Beh, quello che posso dire è sicuramente, diversamente dal solito, non faremo pagare l'ingresso, quindi se questo può essere un ulteriore incentivo a venirci a vedere. Sicuramente il fattore campo è importante, sì, nel momento in cui c'è pubblico, quindi è importante che anche in pochi ma vengano. Ci saremo sicuramente. Bene, ringraziamo il presidente della Starza, adesso voltiamo pagina e parliamo di C1, e si occupa del commento della situazione relativa a questa categoria la nostra redazione del Sud Pontino, in particolare Carmine Napolitano, la parola a lui. All'appuntamento settimanale con Mondo Futsal Sud Pontino. Cominciamo come al solito il nostro intervento dal Sud Pontino con il campionato di Serie C1, massimo campionato a livello regionale, che vede impegnata la Virtus Fondi di mister Gianni Napoli. Questa settimana è andata leggermente meglio della precedente per i rossoblù, che dopo la sconfitta di Civitavecchia hanno ottenuto un pareggio in rimonta con il punteggio di 3-3 tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Fondi contro l'Aestus Ardenza. La squadra di Gianni Napoli è partita bene, anche se poi ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti. Primo tempo finito 1-0 per i romani, nel secondo tempo addirittura l'Ardenza si era portata sul 3-0 grazie a 3 ripartenze, un punteggio che non fotografava assolutamente in modo veritiero la partita, tanto è vero che poco più tardi la Virtus Fondi si è ripresa alla grande, ribaltando quasi la partita, perché sono arrivate in rapida successione 3 reti, doppietta di Frenetti e un gol di Simone Olleia, che hanno rimesso parzialmente le cose a posto. Purtroppo il gol del 4-3 non è stato realizzato, quindi la Virtus Fondi ha ottenuto soltanto un punto, ma per come si era messa la partita sicuramente un risultato non da buttare al vento. Il vantaggio sulla zona play-out resta di 5 punti, diminuiscono le gare al termine, adesso sono solo 3, e quindi con un vantaggio di 5 punti a 3 giornate dalla fine la Virtus è quasi salva senza dover passare da play-out. È chiaro che niente ancora è detto, ma il vantaggio resta rassicurante. Vedremo quello che accadrà nel prossimo turno.
con la Virtus Fondi che farà visita al Marino, terz'ultimo in classifica, e chi lo sa che non possa essere proprio questa la gara giusta per ottenere la salvezza. A questo punto possiamo voltare pagina e passare direttamente alla Serie C2. Innanzitutto i risultati, cara Tiziana. Sì, Terracina, Città di Cisterna 2-3, Number 9, Gymnastics Studio Fondi 1-5, Atletico Virtus Cauri, Iris FB 9-0, Atletico Gaeta, Mirafin 2-8, The Lions, Pontena Futsal 2-4, Atletico Anciolavinio, Roma 8-3 e Pomezia Laurentum, Vigor Latina Cisterna 9-2. E prima di entrare nel dettaglio salutiamo il presidente Gianluca Lastarza, lo ringraziamo ancora per essere venuto a trovarci, ovviamente ci avremo modo di rivederci e risentirci per parlare di questi playoff. Grazie ancora presidente. Grazie a voi. Perfetto, allora parliamo di C2, parliamo di questa sfida tra Gaeta e Mirafin. Il nostro Felice Pantanella ha intervistato i due tecnici Claudio Gobbi e Tullio Vellucci. Ora Country Club, Mr. Gobbi della Mirafin, una vittoria tranquilla, una partita senza grossi problemi, anzi una situazione molto gradevole, poi con lei che ha potuto mettere in campo anche un po' di ragazzotti, no? Eh sì, la partita è stata abbastanza agevole, visto anche insomma, la situazione di classifica da Terrio Gaeta e anche poi l'ospitalità che ci hanno avuto la società, veramente squisiti. Abbiamo vinto, era una tappa d'avvicinamento per la partita di martedì sera, che insomma è quella che alla fine deciderà le sorti del campionato, lo scontro diretto con lo Scauri, lo faremo al palazzetto da noi, e siamo in attesa, vediamo loro insomma di scendere in campo martedì sera. Sì, abbiamo fatto il possibile, visto che abbiamo recuperato qualche giocatore tesserato, ma che non si è mai allenato con noi per affrontare questa partita, quindi va bene così. E avrei preferito giocare al completo, ma più che altro per una questione di orgoglio, ecco tutto qua. E per completare il discorso della C2, anche perché abbiamo i nostri ospiti della Serie D che scalpitano, diamo la parola a Felice Pantanella, che ha approfondito il discorso relativo appunto a questo campionato, in particolare alle squadre del Sud Pontino. Felice Pantanella. Eccoci al Beach Bar di Rastro Gallinaro per parlare di Serie C2 dopo che Carmine Napolitano da Fondi ha illustrato la situazione della C1 per la Virtus Fondi. La C2 ha visto la Terrio Gaeta essendo la partita forse più importante per quello che riguarda il vertice della classifica, visto che la Mirafin ha vinto qui a Gaeta per 8-2 in modo sicuramente tranquillo, senza problemi. Per la squadra di casa ha segnato una doppietta Giovanni Strozz, sicuramente il giocatore insieme ad altri che è stato sempre presente in questa squadra dopo qualche problema nel settimana scorsa fisico. Ma questa era la gara comunque da onorare, è difficile sicuramente fare risultato a questa squadra che comunque in tranquillità ha vinto contro il Gaeta che sta programmando adesso il futuro, vedremo insomma nelle prossime settimane se saremo qualcosa in più su quello che potrà fare Roberto Pinto la prossima stagione. Per la Scauri è stata una vittoria tranquilla, anche lei contro la XFB che non ha creato nessun problema, triplette per Stanziale, doppietta per Sorrentino, quindi sicuramente insomma una partita in perfetta tranquillità prima di questo big match che ci sarà domani sera, ricordiamo, al Pala Pestalozzi di Pomezia per definire chi sarà la prima e chi sarà la seconda. Anche in caso di parità si andrà poi a fine campionato a fare lo spareggio per definire la vincente del girone. Queste sono le parole dette dal presidente Emilio al termine dell'incontro con il Gaeta. Poi la Gymnastic che ha avuto un altro risultato sicuramente di vittoria in tranquillità contro il Number 9, 5-1 in risultato finale grazie alle reti di Teseo e doppietti di Falco e Panotto. Quindi mi sembra che le squadre di vertice non hanno nessuna difficoltà, anche perché comunque, ripeto, tornando alla Terrio Gaeta ormai è tutto definito, quindi bisogna solo verificare la situazione del Terracina che ha perso immediatamente in casa per 3-2 con Cisterna dopo una partita molto tirata fino alla fine. A quanto pare lo scadere è venuto fuori di gol per distrazione da parte del padrone di casa ad opera del Cisterna, quindi
mi sembra che in base ai conti fatti Terracina comunque salvo, essendo Roma la 3-5 stata sconfitta, quindi in base a questi calcoli i punti sono 10 più di 10, quindi dovrebbe rimanere in C2, quindi è importante un altro anno, anche se presumo che quest'estate la situazione per questa squadra sarà sicuramente da verificare, come del resto si è visto in queste settimane. Quindi mi sembra che questo è il quadro della situazione per quello che riguarda le quattro squadre di C2. Vediamo un attimo che cosa ci aspetta sabato prossimo. Città Cisterna contro la Buscau, i Ginnasti Profondi contro Pomezia Laurentum, e poi Vigo Latina Cisterna contro Atletico Caete, infine Pontina Futsal Terracina. Appuntamento alla prossima settimana. E dunque siamo pronti a tuffarci nel campionato di Serie D. Prima però ci fermiamo pochi istanti, vero? Un po' di pubblicità, ma è poca, torniamo pizzico. Subito. A tra poco.